Iniziamo lo studio delle 24 tesi del Tomismo. San Pio X, per reagire al modernismo, incaricò padre Guido Mattiussi, un gesuita che insegnava all'Università Gregoriana, di raccogliere in un sillabo, in 24 proposizioni, poi ne uscirono 24, in alcune proposizioni, l'essenziale della filosofia di San Tommaso. Padre Mattiussi compilò 24 tesi che furono approvate dalla Santa Sede, San Pio X e poi Benedetto XV, le resero dottrina ufficiale della Chiesa e nel codice di diritto canonico si è raccomandato agli istituti religiosi, seminari e università di insegnare la dottrina di San Tommaso, la filosofia e la teologia. Ora, siccome alcuni interpreti di San Tommaso, specialmente i suareziani, i gesuiti, pretendevano di aver loro la vera interpretazione di San Tommaso, la Santa Sede dette a padre Mattiussi, che era gesuita ma non seguace di Suarez, era vero tomista puro, dette l'incarico di seguire, di compilare questo riassunto della filosofia di San Tommaso, per cui noi in queste 24 tesi abbiamo tutta la filosofia di San Tommaso. Le dispute che sono sorte nel corso dei secoli, San Tommaso è morto nel 1274 e sino a quando sono state compilate queste tesi, 1914, poi nel 17 col codice canonico sono diventata dottrina ufficiale, comune. Ebbene, queste dispute noi poi troviamo nelle 24 tesi del tomismo la risposta, qual è la dottrina ufficiale di San Tommaso. La prima tesi, la potenza e l'atto. Ogni ente è composto di potenza e di atto, di modo che tutto ciò che esiste o è atto puro da ogni potenza, o necessariamente è composto di potenza e di atto, come da due coprincipi intrinseci. Allora, accendiamo un momento. Cos'è un ente? Posso scrivere in spiego? No, no, no. Devo fare dritto? Sì. È ortogonale, purtroppo. Ti avvicini magari, Un ente, ens, è un'essenza abens esse, è un'essenza che ha l'essere. Io per esempio sono un ente. La mia essenza, la mia natura umana, più l'essere, è un ente esistente. Quindi un ente esistente è un ente concreto, che è composto di un'essenza, una natura umana, che ha l'essere. Questa penna è un ente che ha un'essenza di penna, e questa natura o essenza di penna, più l'essere, diventa esistente. Non è soltanto qualche cosa di logico. Se non avesse l'essere, se non esistesse, esisterebbe soltanto nel mio intelletto, sarebbe un ente di ragione, avendo l'essere, diventa un ente reale. Quindi ogni ente è composto di potenza e di atto. Abbiamo parlato di essenza e di essere. Voi vedete che l'essere è quello che compie e attua l'essenza. Adesso vediamo innanzitutto, seguiamo passo passo, come lo spiega padre Mattiussi, e vediamo definizione per definizione, termine per termine. Allora, l'ente è composto di potenza e di atto. La potenza è ciò che può diventare qualche cosa. Il bambino in potenza è uomo. Il seme in potenza è una pianta. Il legno in potenza è una sedia o un albero. L'atto invece è l'uomo. Il bambino che è diventato uomo,
la sedia o il mobile, il legno è diventato questo tavolo o quella sedia, il fiore, il seme è diventato una rosa. Allora, un ente, una rosa, ha la potenza, è un seme che poi passa all'atto, diventa rosa in atto. Ogni ente è composto di potenza e di atto, potenza, capacità di ricevere una forma, un atto, una perfezione. L'atto è ciò che perfeziona la potenza. Quindi, se il legno dice capacità di diventare sedia, quando lo scultore la lavora e la fa diventare statua, ecco che riceve l'atto di statua. E l'atto perfeziona la potenza e la fa passare dalla potenza, dalla capacità di essere, all'atto di essere. Gli dà l'essere di statua. Prima lo era solo in potenza. Questo legno poteva diventare una bella statua di San Giuseppe. Poi, quando l'artefice lavora il legno, ecco che da questo legno, lui lavorando il legno fa passare il legno dalla potenza all'atto e lo fa diventare statua. Quindi vedete, l'ente statua di San Giuseppe ha una potenza, marmo, argilla, legno, che diventa poi atto. Di modo che tutto ciò che esiste o è atto puro da ogni potenza, atto puro vale a dire che non ha nessuna potenza, è solo e soltanto atto, non è mischiato a nessuna capacità di ricevere, a nessuna potenzialità. L'atto puro è solo e soltanto Dio, ce n'è uno soltanto, perché solo Dio non ha in sé nessuna potenzialità, nessun divenire, nessuna imperfezione, nessuna capacità di ricevere una perfezione che ancora non ha. Se Dio avesse in sé una potenzialità, non sarebbe perfetto, ma sarebbe perfettibile, potrebbe diventare qualche cosa che ancora non è. Quindi in Dio non c'è il divenire, Dio è l'essere stesso sussistente. Adesso do una spiegazione generica della tesi, poi vedremo come la spiega parola per parola. Quindi, l'atto puro da ogni potenza o è composto di potenza e di atto come da due coprincipi intrinseci. Potenza e atto, per esempio, l'angelo è composto, l'uomo è composto di anima e di corpo. Il corpo è la potenza, l'anima è l'atto, è quello che informa il corpo e gli dà l'essere, gli dà la vita. Nell'angelo, in cui non c'è materia, che cosa farà da esse, da potenza? L'elemento potenziale dell'angelo è l'essenza. L'angelo ha un'essenza, una natura angelica. Questa natura angelica però ha bisogno di ricevere l'essere, lo riceve da un altro, abbalio, e quest'altro è Dio. Ora vedete che anche l'angelo è composto di potenza e di atto. Non è composto di materia e di forma, non ha un corpo, ma essendo un ente finito e creato, è composto di essenza e di atto. Dio è purissimo, è atto purissimo, senza nessuna potenza, ancora più puro dell'angelo. L'angelo riceve l'essere da Dio, Dio dà l'essere all'angelo e l'essenza dell'angelo passa all'essere perché lo riceve da Dio. Dio invece è l'essere per sua stessa essenza. Io sono colui che è. Dio non riceve l'essere da nessuno, la natura o l'essenza divina è di essere. Dio non può non essere, è nella natura stessa di Dio. Invece l'angelo non è necessario, l'angelo è creato da Dio e quindi l'angelo riceve l'essere da Dio. L'angelo ha una natura angelica. Che cos'è la natura o essenza? Ciò per cui
una cosa è quello che è. Io perché sono uomo? Perché ho la natura umana. Che cosa mi distingue da un gatto? Che il gatto ha la natura di gatto. Ciò per cui il gatto è gatto. Io ho la natura umana. Ciò per cui l'uomo è uomo. Questa natura in sé ancora non esiste. Per esistere ha bisogno di qualcheduno che dia l'essere alla mia natura. Allora vedete, io sono un ente che ha un'essenza, una natura umana, e questa essenza deve essere perfezionata dall'essere. E allora vediamo che ogni ente è composto di potenza e di atto, dove l'essenza in me, la mia natura, è in potenza a ricevere l'atto, l'essere, di modo che tutto ciò che esiste o è atto puro, Dio, che non ha nessuna potenza, la sua essenza, la sua natura è di essere, Dio non può non essere, oppure è composto di potenza e di atto. Questo dal sasso sino all'angelo. Se noi vediamo tutta la catena degli esseri, dal meno perfetto, dal minerale, poi il vegetale, la pianta, poi l'animale bruto, il gatto, l'animale razionale, l'uomo, l'angelo, puro spirito, tutti sono composti di potenza e di atto. Prendiamo un blocco di marmo, la materia o potenza è il marmo, la forma sarà quella di essere cubo o cilindro o sferico. Prendiamo un albero, la materia, il legno, il seme, l'atto è ciò che lo rende un pero, un melo, un pino, eccetera, eccetera. Prendiamo un uomo come potenza alla natura umana e come atto all'essere. L'angelo ha l'essenza e l'essere, non ha un corpo, però è composto di essenza e essere. E vedete, a noi sembra una cosa banale, però prima di San Tommaso anche grandi santi, grandi filosofi come San Bonaventura, per far capire la differenza tra l'angelo e Dio, dicevano che l'angelo è distinto dall'uomo e da Dio perché ha una materia spiritualizzata. Quindi San Tommaso invece introduce la distinzione di potenza di atto, di essenza e di essere. L'angelo è distinto dall'uomo perché non ha il corpo, l'angelo è distinto da Dio perché è composto di essenza angelica, la natura, l'essenza è ciò per cui una cosa è quello che è. Allora l'angelo ha la sua essenza angelica, io la mia essenza umana, la pietra ha l'essenza di sasso, l'albero ha l'essenza di albero, l'angelo è composto di essenza e di essere. Allora vedete come San Tommaso perfeziona anche San Bonaventura, un angelo che ha una materia spiritualizzata. Che cos'è questa materia spiritualizzata? Sono le piume? San Bonaventura stesso capiva che bisognava dare una definizione che distinguesse bene l'angelo dall'uomo e da Dio, ma non è arrivato come San Tommaso, grazie alla distinzione tra potenza e atto, a cogliere la sostanza di ciò che distingue l'ente creato dal minerale sino all'angelo e l'ente increato che è solo e soltanto Dio. Quindi non abbiamo un solo ente increato, infinito, il quale non è composto di potenza e di atto, è l'atto puro. Puro vale a dire che è senza, non è misto, non è mischiato, è solo atto senza nessuna potenza. In Dio non c'è nessuna potenzialità, è solo e soltanto atto, e l'atto dice perfezione. Ora questo è in breve l'esposizione, poi ditemi già sulle 4:20. Se passa il tempo, ditemi pure. C'è il tempo qui. L'esperienza, la sana ragione,
si attestano che vi sono degli enti. Nessuno può negare, questo è un ente, il bicchiere è un ente, io sono un ente. Quindi gli enti esistono, non si può negare l'esistenza degli enti. I quali esistono già in atto, questa penna esiste in atto, il bicchiere esiste in atto. Ho un pezzo di legno, il falegname lo sta lavorando, quel pezzo di legno è in potenza, sta per diventare statua. Il bambino è in potenza, sta per diventare uomo. Il seme che ho piantato nel giardino, qui per terra, nell'aiuola, sta per diventare una rosa. Non è ancora rosa in atto. Quindi vi sono degli enti, o esistono già in atto, io, la penna, oppure possono esistere, possono diventare qualche cosa. Il bambino nel seno di sua madre può diventare un uomo, se non lo uccido, con l'aborto. Il seme, se non butto l'acido muriatico sull'aiuola, diventerà una rosa. Il legno che sto lavorando, se non lo brucio, diventerà, continuando a lavorarlo, diventerà una statua. Allora vedete, vi sono degli enti, i quali o esistono in atto, oppure possono essere. Poter essere significa potenza. La potenza è capacità di esistere, di arrivare all'atto, di ricevere qualche cosa. Ciò che può essere, la capacità di essere, è la potenza, mentre ciò che già esiste è l'atto. Allora vedete, potenza è capacità di ricevere un atto, di essere perfezionato. Quindi la potenza in sé dice imperfezione, capacità di ricevere. Il legno, rispetto alla forma di croce o di statua di San Giuseppe, dice imperfezione. È la forma che gli dà la perfezione. Il bambino, rispetto all'uomo, è ancora imperfetto, è un uomo imperfetto. È quando diventerà uomo che riceverà la sua perfezione. Il marmo può diventare una statua, non lo è ancora. Non lo è in atto, lo è in potenza. Potenza e atto sono correlativi, si definiscono uno per rapporto all'atto. Potenza dice capacità di ricevere l'atto. Che cos'è la potenza? Capacità di ricevere una forma, una perfezione, un atto. Il marmo dice capacità di ricevere la forma di statua. Di diventare un ente esistente in atto. Quindi il marmo può diventare una statua, un ente esistente in atto. L'atto dice la perfezione, che compie la capacità della potenza e la fa giungere all'atto. Allora ecco che ho una potenza, un blocco di marmo, lo lavoro, lo faccio diventare statua, lo faccio passare all'atto. Potenza può significare anche capacità di ricevere o di dare. C'è una potenza passiva, ad esempio il legno che può ricevere la forma di statua, il bicchiere che può ricevere dentro di sé dell'acqua, la capacità attiva è il barman che versa l'acqua nel bicchiere e quindi ha una capacità attiva di riempire un bicchiere di acqua. Fino adesso stiamo dando, bisogna, nella filosofia scolastica si procede così, ci sono delle, si enuncia una tesi, questa tesi non è campata in aria, non è studiata a tavolino, osserva la realtà e ne dà una spiegazione, poi spiegando termine per termine, con pazienza, ci vuole molta pazienza, all'inizio non si può capire tutto, nella prima tesi non possiamo presumere di arrivare già alla conoscenza della ventiquattresima, passo dopo passo, nozione dopo nozione, si arriverà, se Dio vorrà, a possedere la filosofia di San Tommaso, che non è nient'altro che la retta ragione elevata a scienza filosofica. La potenza può essere attiva, capacità di dare, l'occhio ha una capacità di vedere,
se lo apro lo tengo chiuso, ho questa capacità di vedere, ma fino a che non lo apro resto in potenza, non la faccio passare all'altro. Questa è una capacità attiva, potenza attiva. Potenza passiva, il bicchiere che ha la capacità di ricevere l'acqua. Fino a che non verso l'acqua, resta in potenza passiva, non riceve l'acqua. Il legno ha la capacità di ricevere la forma di statua, o ha la capacità di perdere, per esempio è già statua, o è un blocco di legno, ha la capacità di perdere questa forma di blocco di legno e di diventare segatura, polvere. La può perdere. Quindi vedete, c'è una potenza passiva e attiva. Ora vedete come pian piano quello che all'inizio poteva sembrare arabo comincia a farci capire la realtà. Ogni ente è composto di potenza e di atto. A queste verità ci è arrivato il genio di Aristotele. San Tommaso, lo vedremo nel corso, ha ripreso e perfezionato Aristotele. In alcune cose lo ha corretto. Ha ripreso anche alcuni elementi della filosofia di Platone, ma li ha elevati sommamente. E per cui in filosofia e metafisica non si può andare oltre San Tommaso, si può approfondire, lo si può applicare a una situazione concreta. Nella seconda scolastica spagnola soprattutto si è presa la dottrina di San Tommaso, la si è applicata a questioni politiche o religiose. Allora c'è stata la dottrina politica degli scolastici spagnoli o la dottrina ecclesiologica di San Roberto Bellarmino, di Suarez, del Gaetano, che hanno lottato contro l'eresia protestantica. Hanno applicato la filosofia, la teologia di San Tommaso a argomenti della loro epoca. Quindi il tomismo è sempre vivo, sempre attuale. Però non si può, l'intelletto umano non può arrivare oltre San Tommaso d'Aquino. Nella spiegazione della realtà, San Tommaso d'Aquino ha detto l'ultima parola, ha toccato il vertice. Sta a noi pian piano, con molta pazienza, cercare di capire. All'inizio è un po' pesante, può sembrare noioso, però se uno arriva a perseverare pian piano, poi si abitua e comincia a gustare la verità. Allora, l'atto dice perfezione, la potenza dice imperfezione, perché l'atto dà qualche cosa e la potenza la riceve. Se la riceve significa che le manca. Vedete, il legno che riceve la forma di statua, a questo legno mancava la forma di statua e quindi non era ancora perfetto. Perfetto per omnia fatum, è ciò che è completo. Il legno che sta per diventare statua non è ancora statua, quindi non è per omnia fatum, non è ancora completo. Il bambino che sta sviluppando e sta per diventare adulto, o il feto che sta per diventare bambino, non è ancora completo, ma in potenza è un essere umano. È per quello che l'aborto è un omicidio. Mi dice, ma è un feto? Sì, è un feto che, allora posso dire, è un bambino, non è ancora un uomo, gli sparo. Perché il bambino non è un uomo in atto, è un uomo in potenza. Vedete come questi concetti di potenza e di atto ci aiutino a capire anche questioni di morale, che sono molto molto attuali. Potenza allora dice imperfezione, mancanza di completezza. Atto dice perfezione relativa, perché la perfezione assoluta è solo Dio. L'atto puro, a dire non misto, non mescolato a nessuna potenzialità, a nessuna capacità di ricevere, a nessuna imperfezione. È per questo che Dio è l'essere perfettissimo, creatore del cielo e della terra. Vedete come la filosofia di Aristotele e San Tommaso ci porti alle soglie della fede. Studiando filosofia è l'intelletto che cerca la fede, poi la fede che cerca l'intelletto di penetrare, di approfondire le conoscenze, quello a cui io credo. E il lavoro del fedele è quello di, con l'intelligenza
arrivare alle soglie della fede, è ragionevole credere, se c'è un mondo, c'è un creatore, l'intelligenza risale dal creato al creatore, e nello stesso tempo, una volta che ho la fede, voglio approfondire questa fede, quindi comincio a studiare dottrina, comincio col catechismo, poi pian piano aumento sempre di più, sino ad arrivare alla somma teologica. Quindi Dio è soltanto atto, atto puro, senza puro, non misto, atto assoluto, atto senza nessuna potenza, quindi senza nessuna imperfezione. Allora, Dio è la perfezione stessa sussistente. Noi siamo atti misti, l'atto impuro si studia in teologia morale, noi siamo atti misti, misti di atto e di potenza. Mentre ogni creatura è composta di potenza e di atto, o è un atto misto, mescolato a potenza. Anche l'angelo. L'angelo, che è puro spirito, è un'essenza angelica, ciò per cui l'angelo è angelo, ha la natura angelica, ma questa natura angelica, per passare dalla potenza all'atto, deve ricevere l'essere da Dio, deve essere creato da Dio. Quindi è un ente ab alio da un altro, riceve l'essere da un altro che è Dio. Dio è l'ens a sé. Allora, cancello? Sì, Paolo, credo che proprio con questo è meglio di quello. Decisamente. E la cosa migliore è una pezzetta di quelle della microfibra. Ah, secondo me quella non ce l'abbiamo qua. Ecco. Asciutta. Manca niente. Allora, stavamo dicendo l'ens ab alio. Ens ab alio e l'ens a sé. L'ens ab alio è colui che riceve da un altro l'essere. Quindi anche l'angelo è un ens ab alio, perché l'essere lo riceve da Dio. Dio è l'ens a sé, il quale non riceve nulla da nessuno. La sua natura è di essere. Dio non può non essere. Dio è l'essere stesso sussistente. Questo lo troviamo anche nella rivelazione. Quando appare a Mosè nel Sinai, dice: io sono colui che è. Ego sum qui sum. Yahweh in ebraico significa colui che è, vuol dire colui che non può non essere, la cui essenza è l'essere. Allora questo ens a sé è chiamato anche aseitas. Vuol dire l'aseitas è l'ens a sé, che non riceve l'essere ab alio. L'uomo, l'angelo, la creatura è ab alietas. Vuol dire ab alio. Vedete il latino come ci aiuta a capire la filosofia. L'inglese magari aiuta a utilizzare i computer e a fare i check-in. E oggi se uno non fa il check-in e non utilizza il computer è un uomo finito. È un animale non protetto in via di estinzione. E ringraziando Dio io faccio parte di questa categoria. Una volta andai in aeroporto e mi ricordo dove devo fare il timbro del biglietto. Ed il milanese mi dice: ah, il check-in. Fai il check-in. In dialetto lombardo deve andare lì. Allora capì che bisognava fare. Poi oggi si fa con lo smartphone, che lei ovviamente è pieno di smartphone. No, ce l'ho, però ringraziando Dio ci telefono e ci mando i messaggini e sto. Allora vedete, ab alio. Ab da alio un altro. A sé, da se stesso. Allora io sono a sé, sono da me stesso? No, io ho ricevuto l'essere. L'essere chi me lo dà? Il corpo me l'hanno dato i genitori, l'anima me la dà Dio. Dio infonde l'anima
nel corpo formato dai miei genitori. Allora vedete anche l'angelo. L'angelo è a sé? No. L'angelo ha un'essenza angelica, ma l'essere lo riceve da Dio. Quindi anche l'angelo è ab alio. Dio riceve l'essere da qualcheduno? Chi ha creato Dio? Neanche Dio si può dire ha creato se stesso. Quando i bambini chiedono ai genitori, ma Dio chi l'ha creato? E Dio non l'ha creato nessuno. E allora come mai Dio esiste? Quando comincia a esistere? Dio è per sua natura, non ha mai cominciato ad esistere. È sempre esistito, non può non esistere. Perché è a sé. In lui non c'è nessuna composizione di potenza e d'atto. Ora vedete come questa nozione di potenza e d'atto, che all'inizio può sembrare una sciocchezza, un bizantinismo, questione di lana caprina, invece ci aiuta a capire, e lì la genialità di Aristotele, vedremo poi con Eraclito e Parmenide come Aristotele è riuscito a conciliare l'essere col divenire grazie proprio alla nozione di potenza che mancava sia a Eraclito che a Parmenide. Allora Dio è l'atto puro, la creatura è composta di potenza e di atto. Atto misto a potenza è abalio, anche l'angelo ha un'essenza, ciò per cui una cosa è quello che è, id quo aliquid est, id quod est. Ciò per cui id quo aliquid est, id quod est. Scusate, ma il latino aiuta, poi uno se lo impara a memoria, gli rimane impresso, non si cancella più e aiuta molto a capire la filosofia. E il latino aiuta a riflettere. Ciò id quo, ciò per cui aliquid est, id, quod, est. Ciò per cui qualche cosa è ciò che è. Per esempio, io, aliquid, sono un qualche cosa. Che natura ho? Ho la natura umana. La natura quindi è ciò per cui io sono ciò che sono. Perché io sono uomo? Perché ho la natura umana. Se io avessi la natura felina, sarei un gatto. Se avessi una natura silvestre, sarei un albero, un vegetale. Se avessi la natura minerale, sarei magari una pepita d'oro, che vale molto di più di me economicamente, ma dal punto di vista metafisico vale molto di più un filo d'erba che è vivente che una pepita d'oro che non ha la vita. Se uno studia da ragazzini, adesso io non sarei capace di ripeterlo, alle scuole elementari, che sono le scuole più importanti, ci facevano studiare il filo d'erba, la clorofilla, come funziona, che sale. È una cosa che fa impressione, un filo d'erba. Ed è per quello San Tommaso diceva vita est esse vivensium, l'essere dei viventi è la vita. Alla pipita d'oro manca la vita. Quindi dal punto di vista filosofico, metafisico, vale molto di più un filo d'erba che vive di una pipita d'oro che non ha vita. Però la pipita d'oro, gli uomini gli danno un valore, diventa merce di scambio, come un pezzo di carta, un euro, che non ha neanche il valore consistente dell'oro. Adesso l'euro ha rimpiazzato l'oro e noi diciamo questo biglietto vale 500 euro perché lo stampo grande con un tal colore eccetera eccetera. In sé non ha neanche il valore dell'oro, perché bene o male l'oro è un minerale prezioso che ha un certo valore. L'uomo poi ha scambiato l'oro, che era merce di scambio, con la moneta. Questa moneta è stampata, è un pezzo di carta al quale gli uomini danno un valore di 500 euro che in sé non ha, sono gli uomini che glielo danno. Il filo d'erba invece ha un valore in sé, esse vivensium est vivere, l'essere dei viventi è la vita. E quando il filo d'erba non ha più la vita, secca, diventa paglia, poi secca e diventa cenere e cade a pezzi.
Allora, voi vedete l'importanza della vita. Vedete la differenza tra il vivente e il non vivente, tra il minerale, il vegetale, la differenza tra il vegetale e l'animale, perché il vegetale mangia, l'erba mangia, ha le radici, cresce, si riproduce, cade un chicco e nasce altra erba. L'animale invece, oltre il mangiare, il crescere e il riprodursi, ha anche una conoscenza sensibile, vede, sente, gusta e ha una certa memoria. Se io do un calcio a un cane, il giorno dopo il cane mi rincontra, se lo ricorda e mi morde, perché il cane ha la memoria. Però il cane non ha l'intelligenza, il cane non è capace di fare un'equazione matematica o di studiare filosofia. Ha un istinto molto grande, nessuno lo deve negare. Certe volte l'istinto degli animali ci lascia esterrefatti, ma di lì a dire l'animale è intelligente, no. L'animale non è intelligente. L'animale vive sempre in una cuccia, non ha progredito, non è passato dalle grotte alle palafitte alle case. L'animale non ha scritto mai la Divina Commedia. Magari l'animale riesce a fare uno scarabocchio come quelli di Picasso. Se voi prendete un gatto e gli mettete le zampe in un barattolo di vernice, questo gatto, se ha davanti a sé un cartone, fa un Pollock. Ecco, uno sgorbio, che magari è più bello di quello di Picasso, però siccome l'ha fatto il gatto, vale molto di meno dello sgorbio più brutto fatto da Picasso, perché c'è la firma Picasso. In Dio non vi è divenire. Voi vedete già la dottrina di Teilhard de Chardin. Che dice Teilhard de Chardin? Che cos'è Dio? Dio è il nulla che diventa qualche cosa, questo qualche cosa diventa uomo, l'uomo tende al Cristo Omega, che racchiude in sé tutte le materie, e quindi ecco che dal nulla, per puro divenire costante e incessante, si arriva alla divinità. Allora è il divenire in perpetuo divenire che dal nulla arriva alla divinità. Dio non è l'ens a sé, ma Dio si fa pian piano per evoluzione continua e costante. E dal nulla, dalla potenza, arriva all'atto. È tutto il contrario di quello che dice il buon senso, di quello che aveva sistematizzato il genio davvero grande di Aristotele. Dante lo definisce lo maestro di coloro che sanno, e davvero è. Altro pilastro anche Platone, in alcune cose, in altre va corretto, può essere pericoloso se preso troppo alla lettera per la svalutazione della materia del corpo, e parecchi gnostici hanno preso Platone, lo hanno estremizzato, ne hanno preso una sola parte, i catari hanno disprezzato la materia e hanno parlato solo dello spirito. Poi vedremo come San Tommaso riprenderà il concetto di partecipazione di Platone, lo correggerà con Aristotele, e da Platone e Aristotele, due pilastri, formerà il grande edificio della filosofia tomistica che noi troviamo in queste piccole 24 tesi, piccole ma molto profonde, molto belle, che ci aiutano a capire la realtà. In Dio non vi è divenire, con buona pace di Teilhard de Chardin, ma egli è il motore immobile, come lo definiva già Aristotele, in modus in se permanens, come diciamo noi a Sesta nel breviario. Atto, attus irrecettus et irrecettivus, irrecettus, non ricevuto, Dio non è ricevuto in nessuna cosa. Irrecettus, non ricevuto, non recettus. Dio è ricevuto in qualche cosa e si compone con questa? No. Quindi vedete, Dio è presente nel mondo.
ma non è ricevuto nel mondo, non si compone col mondo. Dio è distinto dal mondo, totalmente diverso dal mondo, trascendente il mondo, presente nel mondo, perché Dio è onnipresente. Dio è presente in qui, in questa stanza, è presente in questo tavolo, ma Dio è ricevuto in questo tavolo sì da fare col tavolo una sola cosa, no, questo è il panteismo. Allora voi vedete come questi termini, enza se, enza balio, potenza, atto, aseitas, abeliatas, irrecettus, irrecettius, pian piano già cominciano a istradarci verso questioni che hanno agitato la filosofia per secoli e secoli, che hanno portato a dei sistemi aberranti che oggi sono insegnati, e purtroppo insegnati anche nei seminari e nelle università pontificie, il panteismo. A tale proposito posso fare una domanda. Ho studiato la Divina Commedia per quel che potevo con Benigni e poi lo studio di Luigi Girlanda, non so se lo conosce. E vabbè. Comunque sia, ricordo Benigni, lo ricordo benissimo, ma non posso fare riferimento a un verso preciso, quindi magari è la sua interpretazione. Però l'ha detto, ci ha fatto un farascena proprio da lui, insomma, con tutti incantati intorno, ha proprio detto: Dio è in questo bicchiere, nell'erba, è. Quello è il panteismo, ma ha fatto una storia lunghissima nel gatto che passa, perché sarebbe stata la sua interpretazione di Dante. San Tommaso fa l'estinzione tra la presenza e l'immanenza. Ora, si può dire Dio è immanente nel mondo, però è pericoloso. È meglio dire Dio è presente, è onnipresente, perché essere presente già dà di per sé il significato del fatto che Dio è presente qui, ma è distinto, è separato da questo tavolino, e è trascendente. Immanente, immanere, stare in, fa capire che, anche se di per sé non lo significa di per sé necessariamente, che Dio è composto, non solo è presente, ma sta dentro questo legno, e con questo legno forma una sola cosa. Per cui Dio è l'anima, Dio è l'anima mundi, Dio e il mondo formano una sola cosa, e questo è il panteismo. Conosciamo tutti Giordano Bruno, Spinoza. Oggi come oggi la filosofia moderna è una filosofia con Hegel e poi completamente panteista. Per cui sì. Spegni, stacca la spina. Che è successo? La lampadina si è bruciata? No, è sotto. Forse doveva essere rialzato, si è scaldato. Forse la plastica. Si è bruciata. Comunque alziamo sta crocco, togliamolo. Il receptus. Silenzio. Il receptus ed il recettivus non solo non è ricevuto in nessun ente creato, nemmeno nel mondo, nemmeno nell'angelo. Dio e l'angelo non formano una sola entità, Dio è sempre distinto e trascende infinitamente l'angelo, ma Dio non è neanche recettivus, non riceve nessuna perfezione. Dio dà l'essere, Dio dà l'amore, Dio dà la grazia, Dio dà la redenzione, ma Dio non riceve nulla da nessuno, perché non ci può essere nessuno che sia prima di Dio, altrimenti Dio non sarebbe Dio, che può dare a Dio qualche cosa che Dio non ha, altrimenti Dio non sarebbe Dio, perché sarebbe in potenza, gli mancherebbe qualche cosa, gli mancherebbe una perfezione. E noi abbiamo visto che ogni ente è composto di potenza e di atto, e ci sono o enti misti di potenza e di atto, o un solo ente puro, atto puro, che è Dio, che non riceve nessuna perfezione e non si compone con nessun altro ente. È il creatore di tutti gli enti, è presente in tutti gli enti, è onnipresente, è qui in questa penna, è qui in questo tavolo, è qui in questa stanza, con una presenza naturale, è presente nel Santissimo Sacramento con una presenza soprannaturale,
è presente nell'anima del giusto con una presenza soprannaturale, quindi sono due presenze diverse. Non possiamo dire che Dio è presente nelle piante, nell'erba, nella stanza, come presente in cappello o come presente nell'anima di uno che sta in grazia di Dio. Presente nell'anima la Santissima Trinità, che ci conosce, ci ama, vuole essere conosciuta e amata. È presente qui, è presente perché vede, mantiene nell'essere ogni cosa, ma è una presenza puramente naturale di Dio, autore e creatore della natura. Allora, actus irreceptus et irreceptivus. Se c'è qualche parola latina che vi sfugge, chiedetelo, perché il latino aiuta molto a ragionare e a capire la verità e la filosofia. Sì. L'anima è ricevuta nel corpo. E i panteisti dicono Dio è l'anima mundi. È un'immagine molto bella, il diavolo ci sa fare. Come quando Kant dice la legge morale dentro di me e il cielo stellato sopra di me. Cosa significa? Sembra una bella frase, quanto era bravo, quanto era santo Kant, ma il cielo stellato sopra di me, Dio sta al di sopra di me. E siccome tutto ciò che sta al di sopra, il nomeno dell'intelletto, della ragione pura, io non riesco a conoscerlo, Dio è inconoscibile. Forse c'è, ma io non posso dire nulla, quindi moralmente indifferentismo. La legge morale dentro di me che significa? Che io sono legge a me stessa. Sono io che dico ciò che è bene e ciò che è male. Non è Dio che mi dà una legge, che mi dice, ecco i 10 comandamenti, non uccidere, non fornicare, rispetto al padre e la madre. No, sono io, legge a me stesso. Allora vedete questo Mattiussi nel 1904 o 7, non mi ricordo, scrisse un bel libro, Il veleno del cantismo, per dimostrare proprio come la filosofia kantiana fosse un veleno. E San Pio X nella Pascendi ha detto il modernismo è lo spuro connubio della filosofia di Kant con il dogma cattolico. Perché se io applico il kantismo, cioè è il soggetto che crea la realtà, Dio non esiste da per sé, io ne ho bisogno, quindi io col mio intelletto creo Dio. Se io applico questa filosofia soggettivista a Dio, alla Trinità, e la Trinità è un prodotto dell'uomo, ognuno dà della Trinità la definizione che vuole. Allora vedete, non esiste più il dogma, non esiste più una dottrina omogenea della Chiesa. Ognuno ha la sua religione, la sua fede, la sua dottrina e la sua teoria. Padre, quindi anche il concetto di sentimento religioso è un concetto modernista, sì. Perché proprio l'uomo ha in sé questo sentimento che lo porta ad avere necessità di un essere superiore, come il bambino ha bisogno di un Babbo Natale che gli porti i doni per farlo star buono tutto l'anno, e l'uomo ha bisogno di un essere superiore che lo aiuti a comportarsi bene durante tutta la sua vita. Cioè Dio è inconoscibile, agnostico, sì, tutto ciò che sorpassa l'uomo non può essere conosciuto con certezza. Potrebbe esistere, ma non se ne ha conoscenza. Quindi la ragione pura non la dimostra. È la ragione pratica, il sentimento, che postula l'esistenza di Dio. Quindi Kant dice, con la ragione, con la metafisica, non si dimostra l'esistenza di Dio, la ragione umana è incapace, però la ragione pratica, l'etica, la morale, l'uomo ha bisogno, per comportarsi bene, ha bisogno di un grande architetto dell'universo che lo aiuti a vivere. Se vi dà fastidio la corrente, potete lasciare una sola finestra aperta. Come volete voi. Ancora 5 minuti. Dio non riceve nulla, invece anche l'angelo riceve l'essere da Dio. Allora vedete, l'angelo così perfetto, eppure l'angelo è composto di essenza e di essere. Non bisogna ricorrere alle piume dell'angelo. E nel Medioevo c'erano quelli che
vendevano come reliquie degli imbroglioni le piume di San Michele Arcangelo, perché non conoscevano la distinzione domistica di potenza e di atto. Cipolla, no? Nelle novelle del Boccaccio. E ma San Bonaventura, che è stato un grande filosofo, teologo e un grande santo, aveva questa concezione di una materia rarefatta per spiegare la differenza tra l'angelo e l'uomo, tra l'angelo e Dio. Ora vedete la genialità davvero di San Tommaso d'Aquino. Dio è l'essere stesso sussistente, che non è abbaglio, è illimitato e infinito, perché non ha nessuna imperfezione, è perfettissimo. E se è perfetto, non ha nessun limite, nessuna imperfezione. È onnipotente, onnisciente. Il movimento è un fatto reale che constatiamo in tutti i momenti. Il bambino cresce, diventa uomo, l'uomo invecchia, poi muore. Il chicco di grano cresce, diventa erba, l'erba secca muore. Il sole, che ogni giorno fa il suo ciclo, o è la terra che gira scientificamente attorno al sole, è un modo di parlare. La Bibbia non sbaglia, anche io dico il sole tramonta, il sole sorge. Pur sapendo, grosso modo, avendo studiato a scuola, che è la terra che gira attorno al sole. Quando eravamo ragazzini, il maestro ci chiese: chi disse pur si muove? E uno rispose: Geppetto, che vide Pinocchio che si muoveva. Non è la nave. No, come risposta, fece ridere a tutti, però aveva la sua genialità. Aveva un senso. L'acqua di fiumi. La distinzione reale tra potenza e atto non è una teoria inventata a tavolino. Vedete, Kant si mette al tavolino e inventa una sua filosofia. Rousseau, tutti questi hanno inventato una filosofia che è frutto di elucubrazioni. In San Tommaso, in Aristotele, noi vediamo una persona che ha osservato la realtà e che ha detto: come faccio io a spiegare questa realtà? E allora con dei termini precisi, molto profondi, ma molto corrispondenti al reale, vedi, potenza, atto, aseitas, abalietas. Ebbene, con questo atto misto, atto puro, atto capacità attiva, passiva, eccetera, eccetera, riesce a cominciare a spiegarci la realtà. Quindi questo è monista, il cattolicesimo. Sì? Il cristianesimo è monista. Beh, monista in un certo senso. C'è un dualismo, una sorta di dualismo, la composizione di potenza e di atto. Solo in Dio c'è il monismo assoluto. Questo Dio è monismo assoluto. Mentre, mentre tutto ciò che non è Dio, dall'angelo al sasso, è composto, è dualismo. Perché ad esempio nei filosofi orientali c'è il dualismo, no? Sì. Anche nei simboli. Bene e male. Anche Dio, sì. Sì. Manicheismo. Non c'è un Dio unico, atto puro. I manichei, no? Sì. Quindi è proprio discriminatorio. Questa distinzione tra potenza e atto è stata constatata in primo luogo da Aristotele, perfezionata da San Tommaso, il quale ha aggiunto alla potenza e all'atto, all'essenza, l'essere, mentre Aristotele si è fermato all'essenza. Aristotele non ha fatto il passo successivo, lo vedremo dopo. Aristotele ha parlato di essenza, ciò per cui una cosa è ciò che è. Infatti la metafisica di Aristotele viene detta usiologia, usios in greco è l'essenza, la sostanza. Lui si ferma all'essenza. San Tommaso invece è la metafisica dell'essere, perché l'essenza ha bisogno dell'essere, che è l'ultima perfezione e che fa esistere realmente l'essenza e la fa diventare un ente reale e concreto.
A questo neanche Aristotele c'era arrivato. Ah, forse Aristotele mancava la rivelazione, diciamo. Sì, questo senz'altro. Per quanto anche questa intro ce l'aveva. Io sono colui che è. Lui poteva leggerlo? No, no, non l'aveva conosciuto. Aristotele era un pagano. Ma a suo modo arrivava a conoscere una sorta di Dio? La ragione arriva a dimostrare l'esistenza di Dio. Poi il fatto che Dio fosse unico in Aristotele è disputato, perché parlava di questo motore immobile, ma ammetteva anche una pluralità di semidei, eccetera, eccetera. Quindi ci sono delle titubanze, delle imperfezioni pur nella genialità. Ci sono proprio quindi c'è una genialità, ma una certa imperfezione. Però possiamo parlare per San Tommaso di perfezione, essendo un uomo. Perfezione relativa all'uomo. La perfezione è assoluta, è solo di Dio. Appunto. E su questa terra la perfezione è sempre relativa. Certo. Per quanto umana fragilità, infatti San Tommaso stesso non vuole più scrivere. È arrivato a Napoli, scrisse il trattato sull'Eucaristia e poi l'ultima parte, il supplemento della Somma Teologica, non volle farlo. Disse: Pale Est, ebbe una rivelazione di Gesù, vide, sembra, la Santissima Trinità e quindi disse: tutto quello che ho scritto è paglia e non vuole scrivere più nulla. Infatti il supplemento è stato compilato dal suo segretario, che prendeva, quando lui dettava, l'altro scriveva. E lui, con tutte le opere di San Tommaso, ha completato la Somma Teologica, che altrimenti sarebbe incompiuta. Quindi il primo a capire che era un nulla era San Tommaso, però era San Tommaso. Quindi era un nulla relativo, come perfezione relativa. Il movimento esiste, cade sotto i nostri occhi, sotto i nostri sensi. È constatato dal senso. Quindi l'ente è realmente composto di atto e di potenza, passaggio dalla potenza all'atto. È impossibile negare il divenire, lo si constata, lo si giustifica razionalmente col concetto di potenza e di atto. C'è una pausa? Vogliamo far pausa? Quanto dura oggi? Abbiamo fatto la prima tesi. Ci sarebbe la seconda tesi, che sono 19-23, 4 pagine, come volete voi. Quanto era in programma di fare di tempo? Si era detto un paio d'ore, ma si possono fare domande, come volete voi. Se vi sentite stanchi, non voglio caricarvi, parlare due ore, però poi vi confondo solo le idee. Magari come prima volta meditiamo su questo materiale. Sulla prima tesi. Che dite? Io devo fare un paio di domande. Andando sì, vamos avanti, due, la seconda tesi, due domande. Volete fermarvi quindi alla prima tesi? La prossima volta facciamo. La seconda ce la facciamo, piccola. Non stanca? Se c'è qualche dubbio sulla prima e poi andiamo alla seconda. Allora, chi vorrebbe fare la seconda tesi, alzi la mano. Vabbè, andiamo. Allora facciamo la seconda tesi. Possiamo fare qualche domanda sulla prima? Sì, una cosa. Non so se voi volete, dopo alle 6 c'è la benedizione eucaristica, rosario e la benedizione eucaristica. Alle 6 e mezzo abbiamo finito. Se vogliamo mangiare una pizza assieme, possiamo andare a una pizzeria qui. Quanti siamo? Se voi avete necessità di ritornare a Perugia, perché ci vogliono 2 ore di macchina. Come volete. Come volete voi. Però io lo devo sapere, okay, per prenotare il tavolo. Noi sicuramente no, perché devo accompagnare all'aeroporto. Dovete tornare. Ci sono, chi vorrebbe restare, chi non ha difficoltà, se vuole restare, se no non si fa niente, io mangio lo stesso. Se qualcuno vuole restare, non ha difficoltà. C'è bicchieri? Sì. Grazie. Qualcuno vuole? Io stando in treno è un po' complicato. Ah, sì, se perdi il treno con la domenica stanno meno. E la tipografia? No, non
ti conviene. Una breve domanda. Sì. Quindi, atto e potenza, cioè si può dire che l'ente ha dato due definizioni, ente che è l'ente esistente è atto misto a potenza, quindi ente come atto misto a potenza e ente esistente in atto, c'è anche un altro modo di dire ente esistente in atto. Quando dice l'ente è atto misto a potenza, perché la potenza sarebbe l'essenza, ovvero per dire per l'ente umano la natura umana, sì, e l'atto è l'essere, essere, che riceve l'essere. Sì. Quindi poi distinzione tra essere e esistente. Comunque, c'è questa, sì, questo modo di dire. Poi c'è quest'altro modo di dire che l'ente esistente in atto è quando un ente, l'uomo, diciamo, l'uomo divenuto uomo, no? Perché appunto è arrivato alla perfezione, è arrivato, ha raggiunto il fatto la perfezione, compiuto. Quindi ci sono questi due modi un po' diversi di intendere atto e, cioè, non è che sono diversi. Potenza è capacità di ricevere e è in perfezione. Atto è ciò che perfeziona e, cioè, dà perché la perfezione alla potenza. L'uomo ha superato, diciamo, da potenza, da bambino è diventato uomo, quindi è in atto, però allo stesso tempo perfezione tra virgolette, perfezione completo, si è completato però nella sua natura, sì, però allo stesso tempo l'uomo ha sempre in potenza a diventare un cadavere. È sempre non è che si è concluso, tra l'altro, no. E comunque poi anche quando è uomo, o anche quando è quando è in atto che è diventato uomo, oppure sì, quando è in potenza, quando è bambino, allo stesso sì, tempo ha un atto, ha una potenza, un atto, nel senso, cioè, potenza è ciò che riceve, ovvero la natura umana, l'essere, che sarebbe l'atto. Sì. Si può dire in questo momento. E poi una cosa che non ho capito bene, quando dice id quali, quid est, id quod est, ciò per cui, una cosa, ciò, id sarebbe la natura, ciò per cui, la natura, è ciò per cui, id quo, aliquid qualche cosa, est, id quod est, è ciò che è, la mia natura, è ciò per cui io sono ciò che sono. Laddove est non si intende, cioè qui non c'è, non confondere mai con l'esse. No, l'oro, che cos'è? Ha la natura di oro. E questa natura che è? Ciò per cui l'oro è oro. Id quo, ciò per cui aliquid l'oro è ciò che è oro. Ciò che lo rende quello che è. La natura aurea. Il legno ha la natura lignea. Il fuoco ha la natura ignea. Ok. Ma il sottolismo può portare delle... Sì. Però lo vedremo dopo, perché sennò adesso perverte mettiamolo e scotismo. Sì, la filosofia. Volevo sapere se la potenza di Aristotele è paragonabile alle gli archetipi di Platone, cioè che poi a cui Dio dà l'esistenza e quindi li pone in atto. Vedremo nella seconda tesi la questione della partecipazione di Platone. Okay. La intravedremo. Però una creatura, quando è arrivato al massimo grado della sua perfezione intrinseca, tipo l'uomo quando risorgerà e si prenderà di nuovo il suo corpo, quale potenza ha? L'uomo ha la capacità di vedere Dio. Sì, però quale potenza ha ancora per non essere atto solo e basta? Cioè, siccome è atto pure solo Dio, l'uomo non sì, può essere atto. Sì. Anche una volta risorto... È composto di essenze di essere. Quindi è sempre composto di essenze di essere. E anche questa è l'unica potenza che gli rimane dopo la risoluzione? È un ente composto di potenze di essere. E ha questa capacità di vedere Dio faccia a faccia per tutta l'eternità. Cioè non ha una capacità attiva, potenza attiva. Però anche l'angelo è composto di essenza e di essere. Anche la Madonna è composta di essenza e di essere. Solo il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo sono a sé. Cioè il recettus e il recettus. Altrimenti si dovrebbe fondere, se non ci avesse più nessuna potenza si dovrebbe fondere con Dio stesso. Però se lo vede non dovrebbe essere fuso. È distinto da lui. È distinto, sì. Cioè lui dice finiscono le potenze. No, diventa no, completamente compiuto. No. Non ha più altri, altri obiettivi, dice. L'uomo ha raggiunto la sua perfezione umana, ma rimane sempre uomo, cioè ente quindi, composto di potenze di atto. L'angelo ha raggiunto la sua potenza angelica
inammissibile oramai, ma resta sempre composto di potenze di atto. Ha un'essenza e un essere. Così l'uomo ha un'essenza e un essere. Non c'è poi la natura umana che è la potenza ancora. La natura umana dice potenza, l'essere dice atto. Cioè, però sarà diventata Katmon. Lui vede la potenza nel divenire, in questo senso. Cioè, nel senso dice ha finito di divenire, quindi non c'è più potenza. Non può divenire più nulla, però è sempre qualche cosa che è stato perfezionato dall'essere. E quindi in lui c'è sempre questo elemento che ha ricevuto e un elemento che ha dato. Quindi lui è sempre composto. Non è l'atto puro, ma è un atto misto. Non è essere per essenza. È un atto misto. Altrimenti sarebbe... è abbavio, non è a sé. Chi ha parlato di divenire? Parmenide? No. Parmenide, sì. Parmenide, invece... Poi magari c'è la cabala che le dà ragione. Parmenide no, l'essere, Eraclito e divenire. Adesso lo vediamo in questa situazione. Se ci sono altre domande attinenti alla tesi. Effettivamente la tesi però pone subito il problema di Dio, Dio, cioè qua dentro c'è... Le basi. Immediatamente sono un sacco di domande ovviamente... Però sono 24, poi diciamo, specifica no, tutto. Senza volerle fare, però appena uno approfondisce, no, approfondisce, ragiona... In nuce cioè, ci stanno tutte le altre 23 tesi, le altre 23, sì. Però bisogna andare piano piano. Assolenza, diciamo. Allora, seconda tesi. L'atto Don Curso si dice step by step, lei che ama l'inglese, passo dopo passo. Atto puro e atto misto. L'atto come perfezione è limitato dalla potenza che è capacità di ricevere la perfezione. Quindi è una specificazione della prima tesi. Abbiamo visto nella prima tesi, ogni ente è composto di potenza e di atto, solo Dio è atto puro. Qui vediamo come l'atto che dice perfezione, sempre relativa, è limitato dalla potenza, capacità di ricevere la perfezione. Quindi l'atto è ricevuto nella potenza, come l'anima è ricevuta nel corpo, come l'essere è ricevuto nell'essenza. Allora, atto dice perfezione, sempre relativa, Potenza dice imperfezione. E c'è una bella differenza tra la potenza e il nulla. Il nulla non esiste. La potenza, il legno, che può diventare una statua, il seme, che può diventare una rosa, il bambino, che può diventare un uomo, sono distinti dal nulla. Parmenide e Eraclito non avevano la nozione di potenza. Quindi uno... Parmeni diceva solo l'essere, niente di venire, e negava la realtà. La Parmenide, Eraclito. Parmenide, solo l'essere, non c'è il divenire. E anche lui negava il passaggio, ciò che constatiamo tutti i giorni, di ciò che passa dalla potenza all'atto. La potenza è il non essere piuttosto. La potenza no, non è il non essere assoluto, il non essere non esiste. La potenza è qualcosa che esiste, ma non è ancora perfetta, perché è in divenire e sta ricevendo l'atto. Quindi tra il nulla e l'essere in atto perfetto c'è la potenza che è divenire, capacità di ricevere l'atto che sta per diventare l'atto. Quindi non essere e nulla sono sinonimi? No. Non essere e nulla sì. Ah, sono sinonimi. Non essere nulla sono distinti da potenza. Questo è un concetto che ha introdotto Aristotele e che ha distinto, ha fatto fare un balzo avanti chilometrico alla filosofia, che con Parmenide e Eraclito o affermava solo l'essere, Parmenide, e negava il divenire, o affermava con Eraclito solo il divenire e negava l'essere. Aristotele concilia l'essere, il divenire, tramite il concetto di potenza. Allora, atto dice perfezione, potenza imperfezione. L'atto è attivo, perfeziona e realizza la potenza, la quale è passiva, capacità di ricevere, ed è perfezionata dall'atto. Ripetiamo quello che abbiamo visto.
con altri termini, lo approfondiamo. Quindi esiste una analogia o somiglianza tra l'atto, la forma, l'essere. La forma è ciò che informa la materia, l'anima informa il corpo, la materia. La forma di statua informa il legno, il marmo, il bronzo. L'essere informa l'essenza. L'atto informa la potenza. Vedete, sono dei sinonimi, sono termini simili. C'è un'analogia tra potenza, da una parte, l'altra, l'atto, la forma, l'essere. Potenza, materia, essenza. La potenza è perfezionata dall'atto. La materia è perfezionata dalla forma. L'essenza è perfezionata dall'essere. Allora vedete che c'è una similitudine atto, forma, essere, perché l'atto perfeziona la potenza, la forma perfeziona la materia, l'essere perfeziona l'essenza. Infatti la forma perfeziona la materia, l'essere dall'ultima perfezione all'essenza, facendola esistere in atto. La potenza, dice, capacità passiva di ricevere l'atto. Tuttavia vi è anche la potenza attiva o capacità di dare qualche cosa. Per esempio, l'occhio ha la capacità attiva di vedere ed è potenza attiva. La mia mano ha la potenza attiva di scrivere. Il legno ha la capacità passiva di ricevere la forma di statua o di perdere la forma di legno e diventare cenere, corrompersi. Quando si parla di potenza senza aggiungere nulla, si intende potenza passiva. Se si vuol parlare di potenza attiva, capacità di dare, bisogna precisare, bisogna dire potenza attiva. Quindi se io dico potenza, si intende potenza passiva, se voglio parlare di potenza attiva lo devo precisare. Il seme? Il seme è potenza passiva di diventare pianta. Quello di dire impotenza, cioè dice questa cosa è impotenza? Sì, no, impotente. Impotenza. Impotenza, sì. È il divenire. Vuol dire il seme può diventare fiore, impotenza è fiore. È un passaggio dalla potenza all'atto. E perché è passivo e non attivo? Ci può essere. Se lo metto per terra, c'è un po' d'acqua, perché riceve la forma di fiore. Non è che ha come io ho la capacità di versare, sì, così il seme ha la capacità di per sé di diventare, ma riceve trascendentalmente la forma di. Però sembra che le potenze attive siano legate alle azioni dell'uomo. Siamo legate? Alle azioni dell'uomo. È la natura come Dio l'ha creata, il seme diventa fiore, il bambino diventa uomo, senza che intervenga l'uomo, non sempre. Con le passive? Sì. Con l'attiva ha fatto un esempio, per esempio, qual è? Io ho gli occhi chiusi, sì. Se li apro è una capacità attiva di vedere, questo dipende da me, quindi... però l'occhio l'ho ricevuto da Dio. Perché l'occhio sta nel corpo umano. Un altro esempio di potenza attiva? Il fatto di essere riempito il bicchiere, che non c'ha nulla a che fare con l'uomo. Versare, la capacità di scrivere, la capacità di parlare. Chiudo la bocca e sto zitto. Vedevo che sono tutte azioni legate alla volontà dell'uomo quasi. Sì. Però il bicchiere c'è. No, volevo chiedere se non potrebbe anche, con la pioggia. Come? Non potrebbe averle anche Dio, che invece so già la risposta, no, perché Dio è tutto puro. Però perché non ce l'ha questa? La potenza attiva? Beh, sì. Dio ha la potenza attiva di creare. Sì, ah, okay. Sì. Dio ce l'ha. Quindi l'atto puro ce l'ha. Sì. Io dico dall'uomo. Dio è un atto puro, ma ha la onnipotenza. La potenza attiva di creare tutto. In altre parole, senza la potenza di Dio il seme non potrebbe diventare fiore. Perché Dio ha creato il seme, lo mantiene nell'essere. Certo, Dio non solo ci crea ma ci mantiene nell'essere. Sì, ma non penso si intenda per la potenza di creare, non è
non è simile al potenza inteso come distinzione tra potenza e atto? È un'onnipotenza attiva, sì, Dio crea dal nulla le cose, è un'onnipotenza attiva. Sì, c'è una similitudine, un'analogia. L'atto dice perfezione, attuazione della potenza. Quindi l'atto puro da ogni potenza è la perfezione stessa. Siccome la perfezione ultima o più perfetta di tutte le perfezioni, atti, forme, essenze e l'essere, quindi questa è la novità di San Tommaso. Aristotele si ferma all'essenza, usia. E invece San Tommaso dice no, ma l'essenza deve essere ancora attuata dall'essere che è l'ultima perfezione di ogni essenza e di ogni forma. Quindi San Tommaso compie un passaggio ulteriore e capisce che l'essenza, se non riceve l'essere, non diventa un ente concreto e reale. Ed è in questo che San Tommaso perfeziona Aristotele. Lì c'è il discorso della grazia. Ed è per questo che San Tommaso chiama l'essere l'attualità di tutti gli atti, la perfezione di tutte le perfezioni. Dio è l'essere stesso per essenza, solo Dio è il suo essere. Noi abbiamo l'essere, lo riceviamo, siamo atti misti. Dio invece è l'atto puro, che non riceve nulla, ma che è il suo stesso essere. Dio non ha, non riceve l'essere, ma Dio è l'essere stesso per essenza, mentre le creature, dall'angelo al sasso, ricevono o hanno l'essere per partecipazione, vuol dire lo partecipano, lo ricevono da Dio, ab alio. Dio invece è a sé, non è per partecipazione, ma è ente per essenza. L'uomo è un ente per partecipazione, partecipa da, riceve da Dio l'essere. Questa è la differenza essenziale tra ogni creatura, sia angelica, sia umana, sia animale, vegetale, che minerale, e Dio. L'ens a sé e l'ens ab alio. L'ens per sé e a sé e l'ens per partecipazione. Il concetto di partecipazione. Qui però entra la spiegazione della differenza tra Platone e Aristotele e poi tra Parmenide e Eraclito. Vogliamo andare ancora avanti? È un po' difficiletta. Andiamo avanti. Allora, il concetto di partecipazione lo si trova in Platone, perché per Platone il mondo sensibile, l'ente creato, o per partecipazione che riceve da un altro, a Bario l'essere, partecipa all'iperuranio, il mondo delle idee, perché le idee per lui sono il vero mondo. Questo mondo reale qui è un'ombra, è un'apparenza, quindi è una svalutazione della realtà, della materia, della creazione. C'è un mondo di idee, di forme pure, che sta in mezzo tra un Dio, è una specie di demiurgo, e è la vera realtà. Il mondo in cui viviamo noi, l'uomo, sono un'ombra della realtà. La vera realtà sono le idee. E invece Aristotele dice no, la vera realtà è ciò che si vede, ciò che si tocca. Questa realtà riceve l'essere da Dio. Però riprende il concetto di partecipazione perché ogni ente creato è per partecipazione, è dire riceve, partecipa da ab alio, da Dio l'essere. Dio non è per partecipazione ma è per essenza, perché
la sua essenza è di essere, è aseitas, è a sé. Vedete come le cose pian piano, pietra dopo pietra, cominciano a formare un muro. Aristotele dice no, non c'è un mondo di idee pure, c'è un mondo reale. E la parte più nobile del mondo reale è l'essenza. L'accidente è qualche cosa che si aggiunge all'essenza. Per esempio, io ho un bicchiere di acqua, la sostanza è l'acqua, però l'accidente può essere calda o fredda. Quindi l'accidente è qualche cosa che non sussiste per sé, non è una sostanza come l'acqua, ma ha bisogno di una sostanza per accedere, per aggiungersi su. Allora io metto quest'acqua al sole, si scalda, o la metto in frigo e si raffredda. La sostanza è sempre l'acqua. Cambia l'accidente. È acqua fredda o acqua calda? Acqua fredda che fa comodo d'estate, acqua calda che fa comodo d'inverno. San Tommaso aggiusta e perfeziona ancora Aristotele perché dice no, c'è l'essere che è l'atto ultimo di ogni essenza. Non ci si può fermare all'essenza perché l'essenza senza l'essere non dà un ente esistente. Allora vedete Platone che aveva il concetto di partecipazione, aiuta San Tommaso a far la distinzione tra l'ente per partecipazione o creato o l'ente per essenza che è Dio. E l'Aquinate riprende Platone pur correggendo la svalutazione eccessiva del mondo creato in Platone che parlava del mondo delle idee. Il vero mondo è il mondo delle idee, il nostro mondo è un'ombra, è un'apparenza di mondo. Quindi ecco che l'uomo deve sciogliersi da questo mondo e risalire al mondo delle idee. E voi vedete un po' come l'induismo, eccetera, la filosofia buddista abbia ripreso da Platone, o Platone dall'induismo e dal buddismo, siano due concezioni simili, e come oggi, come oggi, lo gnosticismo, la filosofia rocchettara del 68, eccetera, abbia ripreso questa concezione. Quindi si necessita poi un itinerario per andare nel mondo vero, l'idea. Sì, infatti per Platone l'uomo deve sciogliersi, soma sema, il corpo è una tomba, deve sciogliersi da questo corpo per ritornare al mondo dell'iperuranio. Perché l'uomo è stato incarcerato in questo mondo, ha una reminiscenza del mondo delle idee, e ricordandosi di ciò che aveva contemplato nell'iperuranio, nel mondo delle idee, l'uomo pian piano, il saggio, il filosofo, deve abbandonare questo mondo sensibile e ritornare al mondo intellegibile, come se il mondo sensibile fosse qualcosa di negativo. Invece no, è meno perfetto del mondo spirituale, come il corpo è meno perfetto dell'anima, ma non si può dire che il corpo sia cattivo in sé. Esattamente. Il corpo quindi è buono, meno perfetto dell'anima, ma non si può dire che sia cattivo da disprezzare e da distruggere. È un rifiuto dei doni e delle creazioni. Sì, forse conviene chiudere una porta perché fa una sola perché fa corrente. Tutte queste deviazioni hanno un sapore di satanismo. Sono gnosi che possono, nel senso non si può dire che Platone in sé sia cattivo, no, lui no. Però può dar adito a parecchie scuole, poi hanno ripreso da Platone, l'hanno estremizzato e sono arrivati a conclusioni molto erronee, come San Tommaso invece lo ha ripreso, lo ha unito ad Aristotele e su questi due giganti ha formato la sua filosofia. Dico satanismo in quanto sembrano avversioni alla logica alla di creazione, Dio. Alla creazione di Dio. E odiare la creazione di Dio anche, se, odiare anche Dio. Se non la odiano perché la confutano magari, sì. Però alla fine è uguale. Si mettono contro il piano di Dio. Non
non è che lo dicono con odio, con cattiva fede. Il cuore della metafisica di San Tommaso è costituito da due grandi principi, dai quali derivano tutti gli altri che vedremo. Primo principio, l'essere come atto di essere, come ultima perfezione di ogni essenza. Vedete, San Tommaso perfeziona Aristotele. Aristotele si ferma all'essenza. San Tommaso introduce l'essere che perfeziona l'essenza. Poi l'ente per essenza, che è Dio, per sua natura, che non può non essere, e l'ente per partecipazione, che riceve o partecipa l'essere da Dio, abbavio, e Dio è l'essere a sé. L'atto puro è senza alcun limite di imperfezione, quindi è infinito, ed essendo infinito è unico contro il politeismo. Il paganesimo ammetteva il politeismo, Aristotele già con la nozione di potenza e atto ci dà gli strumenti per combatterlo, lui non lo ha fatto fino in fondo, lo farà San Tommaso d'Aquino. Perché se esistessero due infiniti, uno limiterebbe l'altro, non possono esistere due infiniti, uno ostacola l'altro, e a uno mancherebbe una qualità, una perfezione che l'altro ha per potersene distinguere. E quindi vedete, due infiniti sono la contraddizione stessa sussistente. Non possono esistere due dei, non possono esistere due infiniti, perché per definizione uno limita l'altro, uno ha qualche cosa che l'altro non ha. Non sarebbero distinguiti. Non sarebbero distinti. No, ce ne sarebbe uno solo, si ritorna al monoteismo. Quindi il politeismo è confutato già in radice con la nozione di potenza e di atto. Quindi vedete, questa semplice scoperta che noi abbiamo fatto in 5 minuti, Aristotele ci è arrivato nel 300 a.C. dopo centinaia di anni di speculazione, soprattutto dopo due giganti della filosofia come Parmenide ed Eraclito. A noi sembrano cose scontate, ma a quei tempi ci voleva le celluline grigie, come direbbe Poirot, di Aristotele per arrivare a questa nozione. E se oggi pensi a questa cosa vieni preso come un pazzo. Sapete che gli israeliti sono stati, infatti erano popolo eletto, quindi avevano la liberazione e una facilità. Sì, in questo sì. Però la mentalità semitica è antifilosofica. Loro si basano molto sulla rivelazione, ma un ebreo odia il ragionamento, il sillogismo astratto, sì, la logica aristotelica la odia, non fa per lui, non la capisce, proprio è un'altra mentalità. Magari è profetico, è poetico, gli può piacere anche Platone, e lo stile, il mito, eccetera, ma la logica aristotelica no, proprio. Ha bisogno di un Dio. Non rispetta l'intelligenza umana che Dio gli ha dato, anche questa è una forma di non rispetto la logica, nei confronti sì, di la ragione, di Dio. Sì, sì. Presunzione dei giudei. Allora l'atto infinito, essendo infinito, è necessariamente unico contro il politeismo. La teoria del politeismo è assolutamente contraddittoria. Uno dei due infiniti dovrebbe mancare di qualche cosa e quindi sarebbe finito. E San Tommaso scrive, per il fatto stesso, vedete, con una frase dice tutto, San Tommaso parla poco ma dice tutto, per il fatto stesso che l'atto è puro può essere solamente illimitato, infinito e unico. Siccome l'atto è puro, non è misto a potenza, e allora non ha limiti e quindi è infinito e è uno solo. Siccome il limite viene dalla potenza, che dice imperfezione, manchevolezza, restrizione, la molteplicità degli enti viene dalla potenza. Perché ci sono parecchi enti? Perché la forma è ricevuta in parecchie materie. Per esempio, io faccio una forma di Giulio Cesare e poi la stampo in 10.000 pezzi d'oro. Avrò 10.000 monete d'oro perché 10.000 materie
potenze hanno moltiplicato un'unica forma in 10.000 monete d'oro e hanno rappresentato questa forma di Giulio Cesare in 10.000 monete, in 10.000 figure. Parmenide non conosceva ancora la nozione di potenza e siccome voleva difendere il principio di identità, l'essere e l'essere, lo formulò male e disse l'essere e l'essere, il non essere non esiste. Allora la potenza rispetto all'essere in atto non è ancora, è non essere in atto. Se io dico che la potenza non esiste, sbaglio, perché il bambino esiste, non è uomo in atto. Parmenide formula in maniera troppo esagerata, univoca, questo principio di identità e non contraddizione. Aristotele dirà l'essere è, il non essere non è e la potenza non è essere in atto. Invece non nega la potenzialità. Parmenide nega la potenzialità. Secondo lui tutto ciò che non è essere in atto non esiste. La potenza per cui, per lui, non esiste. C'è solo l'essere in atto. Salva l'essere, è il filosofo dell'essere. È un filosofo di destra. Contro Parmenide, che era un filosofo Eraclito, filosofo del divenire. Allora possiamo vedere Marx, il divenire, Hegel, sono filosofi di sinistra, filosofi di destra, Parmenide, solo l'essere. Però sono due esagerazioni, ogni eccesso è un difetto. Se io affermo solo l'essere e nego il divenire, nego ogni potenzialità, nego la realtà, perché la realtà mi fa vedere il divenire. Il fiume che scorre, il bambino che cresce, l'adulto che muore, il sole che tramonta. Andiamo a aprire quella invece di questa? Forse è meglio perché qui ci disturba un po'. Quindi Parmenide afferma il monismo statico, e vedete è una forma di panteismo monista e statico. Esiste un solo essere senza nessuna potenza, né cambiamento né divenire, nega il divenire. Esiste un solo essere, non esiste neanche la molteplicità degli enti. Siccome non esiste la potenza, è alla potenza che ricevendo un'unica forma la moltiplica, allora ecco che come la forma di Giulio Cesare ricevuta in 10.000, 20.000, 50.000 monete d'oro moltiplica questa forma di Giulio Cesare. Parmenide, non avendo la nozione di potenza, nega e il divenire e la molteplicità degli esseri. Però l'esperienza mi dice che noi siamo Dio, 10. E con la spiegava? Non ce n'è uno solo. Non la spiegava, l'ha fermata. Quindi tutti quanti saremmo quest'essere uno solo, cioè, la pietra piuttosto che è una forma di panteismo monista statico, filoderma che me stesso siamo tutti una sola cosa e quindi il panteismo monista si rifà a Parmenide, il panteismo evoluzionista si rifà a Eraclito, quello di Hegel è un panteismo evoluzionista. Cioè anche fino a 200 anni fa si credeva ancora a sta roba. Cioè che le... ancora oggi. Tra l'altro, ancora di più. Tra l'altro. Cioè, sembra assurdo, però c'è chi cioè, no. La pensano tutti così. Si ripetono le cose sempre. Tutti giusto. Il divenire non esiste. Lui faceva un sillogismo. Ex nihilo nihil fit, dal nulla non viene nulla. Ex ente in atto non fit atom. Qui iam est in atto. Dall'ente in atto non diviene l'atto, perché già è in atto. Da questa penna non diviene una penna, perché già è penna in atto. Quindi il divenire è impossibile. Però
San Tommaso dice sì, dall'ente in atto non viene un altro ente in atto perché è già in atto, ma dall'ente in potenza viene l'ente in atto perché è in potenza e non è ancora in atto. Allora vedete questo concetto di potenza che a noi sembra una bazzecola, ha risolto problemi sui quali ci si sono sfornati per secoli e secoli e secoli dei grandi filosofi. Ma questo poi avrà conseguenze anche nell'antropologia che veniva, che discendeva da queste filosofie. Ne discendeva l'antropologia, cioè un modo di approcciare la vita, certo. Cioè di rappresentare la vita, di affrontare la vita, sì. Di comunicare, sì. di stare in relazione con gli altri. Sì. Cioè quella di Eraclito portava in una direzione e quella di Parmenide portava in una. All'attivismo e quella di Parmenide alla stasi. Lui era un contemplativo, un monaco benedettino, e l'altro invece era un marxista di quelli scalinati, un rocchettaro. Certo. Quindi meglio sì. Chi è il contemplativo? Parmenide. Ogni eccesso è un difetto, però certo, uno è di destra, l'altro è di sinistra, però gli eccessi non. Ah, comunque quella era monaco. Comunque i benedettini che hanno loro l'amore, quindi alla fine ecco. È un po' l'immanentismo dei protestanti, anche no? Ma stiamo scherzando comunque. Al contrario, poi abbiamo finito, Eraclito. Per difendere il fatto constatato del movimento, lui è tutto in movimento, e il movimento è Hegel, è Marx, negava il principio speculativo di identità. L'essere è l'essere. Il sì è il sì, il no è il no, il sì non è il no. Il vostro parlare sia sì sì, non no. Ciò che è di più viene dal maligno. Est est, non non. Per lui era tutto relativo. Tutto è divenire, tutto evolve. Non c'è nulla di stabile, invece no, questo bicchiere è stabile. Il fiume è vero, passa, scorre, però c'è qualche cosa che è stabile. Certo, col tempo può polverizzarsi. Sì, però per l'istante è qualche cosa che è stabile. Poi Dio è assolutamente stabile. E quindi ecco che Eraclito porta all'ateismo, alla negazione dell'essere stesso sussistente. Chi questo vale? Eraclito. Mentre Parmenide porta all'affermazione solo di Dio e all'assorbimento del mondo in Dio, una forma di panteismo monista. Tutte e due sono errori. La realtà dei fatti ci mostra che esistono molte sostanze stabili sotto gli accidenti che mutano. Per esempio io uomo, 10 anni fa avevo ancora i capelli, erano neri, magari non avevo gli occhiali, non avevo l'artrosi. Adesso ho degli accidenti che fanno pure male, che mutano, ogni anno aumentano. Quest'anno inginocchiandomi col ginocchio destro mi hanno tolto il menisco, si indurisce e certe volte rimango bloccato col ginocchio. L'altro anno non succedeva, chissà l'anno prossimo, povero me. Quindi, sono una sostanza stabile, sono io, anche se tra poco, spero non molto, me ne andrò. Però ci sono degli accidenti che mutano, uno ingrassa, uno dimagrisce. L'essere. Anche quelli che migliorano, però, lo spirito. Ci sono quelli che migliorano. Si spera. Si spera. L'essere che fa esistere o passa dalla potenza all'atto, le essenze, le quali divengono enti in atto. Non in un unico e perpetuo movimento, senza sostanza o essere, come diceva Eraclito, il filosofo comunista. Abbiamo 15 minuti. Rocchettaro. Alle 6. Finiamo. Aristotele con la nozione di potenza, che è distinta realmente dall'atto e dal nulla, quindi tra il nulla e l'atto, tra la statua attuata e il nulla, c'è l'argilla che io sto lavorando e sto facendola diventare statua. Allora io non posso dire che l'argilla che io sto lavorando non esiste, come faceva Parmenide. O non posso dire, come Eraclito, che non c'è la statua in atto, ma che è un divenire costante dell'argilla che non diventa mai statua.
Penelope ci provava, ma alla fine, quando ritorna Ulisse, la tela la deve finire. E quindi ecco che concilia il principio teoretico dell'essere e il fatto pratico del divenire. C'è un divenire, è innegabile, ma c'è un principio, l'essere è l'essere, il non essere è il non essere. Non si può dire il non essere non esiste, perché la potenza che è un certo non essere, ancora in atto, esiste in potenza. Quindi vedete, certe volte basta una virgola, una parolina per cambiare completamente il significato. E come la filosofia moderna, che non è precisa nei termini, porta fuori strada. Dalla razionalità al razionalismo. C'è io. Quindi la potenza è non essere in atto. La potenza è non essere in atto, è essere in potenza, in divenire, capacità di diventare essere in atto. Però non si può negare l'esistenza della potenza, cosa che faceva per me. Quindi basta diventare imprecisi nella filosofia, sì. Si passa a qualunque eresia. Esattamente. Come concilio. Sì. Volutamente imprecisi. L'essere è l'essere, l'essere non è il non essere. Il non essere è non essere. La potenza, che è non essere in atto, è potenza ed esiste in quanto potenza, in quanto non essere in atto. Mentre Parmenide diceva erroneamente il non essere in atto non esiste, e invece no, l'argilla che io lavoro, caspita se esiste. Infatti, grazie alla potenza che non è il nulla, ma neppure l'essere in atto, non è ancora la statua, lo stagirita. Aristotele dice: dal nulla viene nulla, dall'ente in atto non viene l'atto perché già è in atto, ma dalla potenza viene l'atto, ovvero la potenza passa all'atto. Quindi il divenire è possibile e l'essere pure, grazie al concetto di potenza. La potenza è non essere in atto, non è ancora in atto, ma esiste come qualche cosa di intermedio tra il nulla e l'atto perfetto. Il legno della statua che viene cesellata non è puro nulla, ma non è neanche la statua ultimata. Ecco l'importanza della distinzione reale tra potenza e atto. Distinzione reale che è ammessa da Aristotele, e poi vedremo come Suarez neghi la distinzione reale tra essenza e essere, che è analoga all'atto e alla potenza. Mentre la tesi del tomismo dice tra essenza e essere c'è distinzione reale, per Suarez la distinzione tra essere e essenza è soltanto logica nella mia mente e non nella realtà. Quindi vedete come le 24 tesi, piccolo libro ma molto profondo, aiutano anche a dirimere controversie che sono nate tra grandi filosofi che avevano studiato San Tommaso, ma che cominciavano con Suarez a interpretarlo malamente. Quindi è un sicuro baluardo antimodernista. San Pio X l'ha voluta proprio. Che lui diceva parvus error in principio, fete magnus in fine, un piccolo errore al principio diventa grande, l'abbiamo visto, e quindi bisogna essere chiari e fermi nei principi iniziali. Proprio questo, poi diciamo che da voi anche il piccolo errore, normalmente le eresie nascono da un piccolo errore. E da potenza e atto nasce il panteismo e il punismo. E da, non solo le eresie, ma anche tutte le soppressioni nascono. Le rivoluzioni, certo, da piccoli errori iniziali. Chiamiamoli errori, a volte non sono errori, ma sono voluti, ma comunque da piccole deviazioni da quella che è la verità. Cioè io prendo la verità e la forza, la forza. Quindi vedete, con la distinzione tra potenza e atto, noi arriviamo alla parte più alta della filosofia, che è la distinzione tra Dio e le creature.
Perché Dio è distinto dalle creature? Perché in Dio non c'è nessuna potenza e le creature invece sono atti misti di potenza e di atto. Quindi abbiamo bisogno di Dio per esistere. Sì. La terza volta, vedremo la terza tesi, l'essere e l'essenza. Quanto alla natura dell'essere, solo Dio sussiste unico e semplicissimo. Tutti gli altri enti che partecipano l'essere, ricevono l'essere, hanno un'essenza che riceve e limita l'essere. Quindi ecco l'essere che di per sé è limitato, da che cosa è limitato? Dall'essenza. È la mia anima che riceve l'essere da Dio e la mia anima che lo limita. Altrimenti l'essere sarebbe illimitato. Ma siccome è ricevuto nella mia anima, che è finita, è la mia anima che limita l'essere. Ed è per questo che Aristotele non era arrivato ancora all'essere atto ultimo, che è limitato dall'essenza, dalla forma, da quella che noi poi diciamo essere anima. Sono composti di essere e di essenza come due principi realmente distinti tra loro, contro quello che dice Suarez. Qui in basso, non ve li leggo, ci sono cinque righe piccole piccole, tutte le citazioni di San Tommaso, dalla Somma contro i Gentili sino all'Ente d'Essenza e alla Somma Teologica e tutte le altre. Allora, la prossima volta, se Dio vuole, facciamo la terza tesi del tomismo. E sarebbe la domenica, noi abbiamo detto l'ultima domenica del mese. Generalmente sì, che viene il 26 maggio. Sì. 26 maggio. No, il 26 maggio è sabato. 27. 25 maggio è sabato. No, mi sono sbagliato io. Dovevo dire 26, ho detto 25. Oh, però aspettate, il 26 maggio comunioni. Ci stanno le comunioni. Perché è domenica, sì. Sì, vabbè, però il pomeriggio io ho tutto il tempo, finite le comunioni, di mangiare, riposare un po', e poi... Due o tre minuti di riposo. E via. Neanche, un minuto e mezzo. Quindi 27 maggio. 27 maggio. Lo mettiamo su internet? Sì, faccio anche la locandina. Chi mi vuole lasciare la mail e il numero di telefono? Passa il foglio così ognuno scrive. E perché fare questo? Per una mailing list e un gruppo.